Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video della Federazione Italiana di Shogi. Allora, in questo video parleremo dei risultati per quanto riguarda il nostro campionato italiano di Shogi. Come molti di voi sapete, ieri è finito il nostro ottavo campionato italiano di Shogi, Lord of the Kamaitachi, o in italiano il Signore dei Kamaitachi. Ringraziamo prima di tutto a coloro che ci hanno dato il patrocinio, che sono il Consolato Generale del Giappone a Milano, l'Istituto Giapponese di Cultura e la Fondazione Italia-Giappone. Grazie mille per il vostro patrocinio e ci auguriamo di continuare a lavorare insieme l'anno prossimo. Ringraziamo anche tutti i giocatori che hanno partecipato in questo campionato, grazie mille di tutto cuore, e vediamo adesso i risultati. Allora, ecco la tabella con i risultati. Primo posto a livello generale del campionato è per Toshio 62 dal Giappone. Secondo posto Gerardo di Messico. A livello d'Italia, primo posto Mate e secondo posto Joelin Merino. Grazie mille a voi e ci auguriamo di vedervi nel prossimo campionato anche. Quindi questa è la tabella generale. Ci sono stati 34 giocatori in questo campionato, un po' di diversi paesi: abbiamo Giappone, Messico, Brasile, Colombia, Perù, eccetera, no? Quindi grazie mille a tutti che hanno partecipato. Una cosa che vorrei chiarire, che sempre lo faccio in ogni campionato, ma mi piace farlo sempre, come potete vedere nella tabella, a livello generale d'Italia, in teoria sono io chi ha vinto il primo posto, no? Ma personalmente non mi piace, diciamo, ricevere a livello d'Italia, no? Magari in senso del campionato generale può darsi che posso dire ho finito, per esempio, no? Ho finito primo, secondo posto, terzo posto, no? Però a livello d'Italia no, per il fatto che preferisco lasciare il posto ad altri giocatori. Come sappiamo, in Italia lo shogi è stato trascurato per anni e non ha avuto l'importanza che doveva avere. Per questo motivo, per rilanciare lo shogi in Italia, si organizzano questi campionati, diverse attività, no? E per questo motivo io non accetto mai, anche se posso finire in primo posto, non accetto mai di essere diciamo riconosciuto in questo senso. È una cosa personale, no, che non mi piace, no? E non l'ho mai fatto, e per questo motivo preferisco lasciare il posto libero per un altro giocatore che lo merita. Quindi ecco il motivo per il quale io non finirò mai al primo posto a livello d'Italia. Allora, grazie mille a tutti i giocatori, grazie mille di tutto cuore. Ringraziamo ancora per il patrocinio il Consolato Generale del Giappone a Milano, Istituto Giapponese di Cultura e Fondazione Italia-Giappone. Grazie mille di tutto cuore. Ricordatevi di iscriversi nel nostro canale di YouTube per essere sempre aggiornati. Potete seguirci nel nostro sito internet o nel nostro Facebook. Per le
persone che desiderano iscriversi nel nostro Facebook. Io vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.